appena svegliato. Sono le 4. Sono in ritardo e voglio un caffè. Si sta da Dio ancora. Fatto una nanna. Una nanna fantastica. Eccolo qua, sono in ufficio. No, intanto guardo se arriva qualcuno perché se no mi prendono per matta più di quello che sono. Quindi ogni tanto do un occhio se passa qualcuno. Oggi è un caldo particolarissimo, è proprio come quando si dice l'ottobrata, non so se si dice ottobrata, ottobrata si dice. Insomma, quando a ottobre fa quel caldo assurdo, anomalo, che sembra quasi ancora estate, invece è ottobre. Insomma, scusate se non ci siamo più visti, cioè non ci siamo più sentiti, non più, insomma, non avete più visto la mia faccetta, insomma, perché ho rotto la tastiera del computer e quindi non riuscivo a editare i video a casa. E solo per questa ragione qui. Quindi adesso ho preso di nuovo un'altra tastiera e vediamo un attimino cosa succede. E no, intanto guardo se entra qualcuno perché sempre non per matta. E quindi è per quello che non ho più pubblicato video. Adesso cercheremo di rimetterci in carreggiata. Quindi niente. E adesso devo correggere delle foto da mettere nel sito e devo anche correggere gli orari dei battelli nel sito di levanto.it. Quindi ora mi metterò a fare queste cose qui e niente, volevo solo dirvi queste due cose e basta. Qui sono a Dubai. Il fatto che ho nell'agenzia, qui sono a Dubai, lì sono a New York, qui sono in Polinesia nel viaggio di nozze, e là sono in Giamaica. Ora voglio incrementare queste foto qua e mettere dove c'ho spazio, insomma, mettere altre foto di altri viaggi, eccetera. È una cosa che ho sempre fatto, solo che anche dal primo giorno che abbiamo aperto avevo pieno di foto molto più giganti, erano proprio dei posting immensi, ma col fatto che poi cambiamo sempre a girare. Mobilia e angolazioni, insomma, tutte le cose non abbiamo più, cioè poi mantenerli e a spostarli tutti e rimetterli a posto è un casino. Però adesso che vorrei mantenere almeno per un po' questa soluzione qui dei diversi ambienti, voglio incrementare le foto. E tra l'altro, una cosa che devo ancora finire di fare è di farlo anche a casa, nel senso perché mancano gli ultimi viaggi, manca ancora, penso ancora a Hong Kong, quindi nel senso devo mettere diverse cose ancora. No, Hong Kong forse c'è. Non lo so se c'è Hong Kong. Vabbè, insomma, comunque mancano gli ultimi viaggi. E devo sistemare anche a casa la situazione perché mi dà fastidio questa cosa, mi fa prurito. Comunque adesso ho aggiornato il sito degli orari dei battelli. Adesso sono arrivati dei cataloghi nuovi, quindi cerco di spostare quelli un po' più estivi
e di eliminarli, perché comunque ormai, e di mettere quelli nuovi, insomma, per destinazioni calde, Caraibi, eccetera. Quindi facciamo un po' questo lavoro. Forbice alle mani. E vediamo un po' cos'è arrivato. Arrivato. Allora, questi qua partono da novembre. Andiamo a casa, Rocco? Andiamo a casa, Rocco? Andiamo a casa? Andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa, muovi le coccole, pala di pelo, pala di pelo, pala di pelo, pala di pelo, pala di pelo. Ah, siamo usciti adesso dall'ufficio, è già buio, già buio, e andiamo a casa, facciamo la passeggiatina con Rocco che fa pipì e popò. E andiamo a casina. Vero Marchetto? Saluta un po' i bimbi e le bimbe. Ciao bimba. Oddio come tremo perché il cane. Oddio, non vedete più niente perché il cane mi tira. Il cane mi tira. Rocchetto. Roccolino bello. Andiamo, patatino? Pipì, ma che bella pipì che fai, amore. Voi lo sapevate che quando i cani annusano è come se leggono i libri? Infatti, e dicono di non disturbarli. Io però quando, cioè ogni tanto lo disturbo. Quindi vuol dire che lo interrompo nella lettura, vabbè, la riprenderà. Giusto? Cosa stai leggendo, Rocco, di bello? Niente, ora sto facendo dell'altro. Ciao bimbi! Cosa sto facendo? Buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo video. Non so che video sarà venuto, che cosa è, però insomma, giusto per salutarvi e spero anche Ok. di poterlo pubblicare, quindi di sistemare il fatto della stampante e delle varie cose. Comunque Marco, diglielo, non sono stata io, vero, È stata lei. per la tastiera. Ho detto stampante? No, tastiera. Detto E vabbè, eh sì, stampante. sono fusa. No, per la tastiera non sono stata io, vero No, ma che Marco? figurati. Finalmente dopo che lava lei. Le Ma come dopo che lavo io? Lavo sempre, cosa ho vuol detto che non dire? fa la centrifuga, che quello che rovina è la centrifuga. Ok, allora facciamo un test. Come lavate voi le tastiere? Se c'è, se il fondo di gente sana, rimango sul posto. Ciao!